Buonasera a tutti e benvenuti in questa presentazione delle novità introdotte da DistarCAD 2022, che è appena uscita. Durante la presentazione vi mostrerò tutte le nuove funzioni che sono previste da questa nuova versione e mostrerò anche rapidamente alcune che sono state incluse nell'ultima release della 2021, perché non c'è mai stata occasione, insomma, di parlarne, quelle più interessanti comunque, che ho anche incluse in questa presentazione, comunque ho ben evidenziato la differenza, insomma, tra la 2022 e le ultime che sono invece state rilasciate dall'ultima release. Direi di cominciare. Vedo che siete in parecchi. Ripeto, se avete qualche domanda potete scrivermi durante la presentazione, scrivetemi nel box delle domande. Appena leggo la domanda, insomma, cercherò di rispondervi immediatamente. Ma direi appunto di cominciare. La prima grossa novità di DistarCAD 2022 riguarda la stampa. Questa è una cosa che aspettavamo in molti, immagino. Fino al 2021 i PDF esportati da DistarCAD erano in parte vettoriali, non erano totalmente vettoriali. Intendo che, ad esempio, i layer venivano anche stampati nei PDF, solo che non venivano salvati correttamente. Ad esempio, qui ho due tavole. O meglio, lo stesso progetto, la stessa tavola salvata con le due versioni, quindi 2021, scusate, e 2022. I layer esportati dalla versione 2021 non sono quelli corretti. Mi ha esportato anche DevPoint, che normalmente non viene esportato perché non è stampabile, quindi non era totalmente corretto il fatto dei layer, dell'esportazione. Inoltre, se c'erano elementi in trasparenza, la qualità grafica aveva un crollo. Provo ad ingrandire. Questo, ad esempio, dovrebbe essere un arco. Non esiste che si veda scalettato, cioè comunque brutto. È vero che sto ingrandendo moltissimo, però sì, essendo un prodotto esportato da un software CAD, non ci si aspetta, insomma, una perdita di qualità simile. Ripeto, soprattutto se in presenza di trasparenza, perché se non c'era trasparenza già la qualità era migliore. Vediamo invece con la 2022 come appare lo stesso documento. Direi che la situazione grafica si vede immediatamente, migliorata notevolmente. Finalmente si vede l'arco assolutamente perfetto. Ricordiamoci sempre che sto ingrandendo l'800%, però comunque sappiamo, insomma, di essere tutti quanti precisi. E noi che utilizziamo questi software, quindi ingrandiamo sempre tantissimo per controllare che sia tutto quanto perfetto. Beh, con la 2022 è assolutamente perfetta la stampa. Inoltre, i layer vengono esportati tutti correttamente. Non mi esporta più il layer DevPoint, che appunto non è neanche stampabile, quindi comunque non dovrebbe esserci. Riesco perciò ad attivare e disattivare i layer direttamente dal PDF. Ad esempio, spengo l'arredo oppure le porte. E questo quindi mi consente anche di cambiare gli elementi stampabili direttamente dal PDF. Ovviamente bisogna aver lavorato bene con i layer, però sì. Quindi qualità assolutamente migliorata. Layer vengono esportati correttamente, anche in fase quindi di importazione, o meglio di conversione del PDF all'interno di StarCAD, si notano ovviamente dei miglioramenti, perché essendo migliore anche la qualità in cui vengono esportati, anche in quell'aspetto, insomma, c'è stato un miglioramento. Una novità invece nuovissima è il link. Se inseriamo il link con un sito web all'interno di un testo, io l'ho inserito direttamente nel layout, il link rimane cliccabile e quindi attivabile anche direttamente dal PDF. Mi si è aperto nell'altra finestra, quindi ve lo porto di qua ed è quello qui che ha funzionato. Quindi avevo inserito l'URL di StarCAD, del sito su StarCAD Italia, e quindi mantengono il funzionamento, i link anche durante l'esportazione. Non è ancora finita qui però per quanto riguarda i PDF, perché anche il peso, parlando di mega del PDF, si è drasticamente ridotto rispetto al passato. Questa è una cosa che comunque a molti so che sì, non erano particolarmente felici del peso dei PDF in esportazione perché effettivamente pesavano tanto, mentre da questa versione il peso si è ridotto di 3 anche 4 volte, dipende un po' dal file,
in fase di esportazione e la qualità è migliorata. Quindi assolutamente bellissima notizia. Come potete vedere, lo stesso PDF che ho esportato dalla versione del 2021, dalla versione 2022, in un caso pesava 450 kilobyte, nell'altro 126, quindi grandissima diminuzione. Allora, leggo già una domanda riguardo ai blocchi dinamici. Blocchi dinamici abbastanza comparabili ad AutoCAD, però secondo, la domanda era se sono comparabili appunto all'altro software, quello più blasonato. Abbastanza, non ancora totalmente. In questa versione qui non ci sono stati particolari stravolgimenti riguardo ai blocchi dinamici. Sono stati introdotti però tanti comandi nuovi, comandini mai visti anche in altri software CAD, che permettono di fare, sapete, quelle operazioni lunghe e noiose, ecco, magari un po' pericolosette da compiere, e se riescono a fare adesso con pochissimi click. Quindi non si sono concentrati su quell'aspetto durante la realizzazione, insomma, di questa nuova versione, quanto più su altri aspetti, molto sulla stampa, su questione layer, quote, eccetera. E riguardo alla stampa, sempre anche la stampa delle immagini è notevolmente migliorata. Passiamo prima adesso al... Prego. Passiamo subito al nuovo comando che è stato introdotto, che si chiama selezione veloce. Selezione veloce è un comando da tastiera, è fast cell, rimasto in inglese come traduzione, permette di fare un'operazione, anche questa mai vista negli altri CAD, perché mi permette di selezionare tutte le geometrie che entrano in contatto con una selezionata. Quindi adesso ho toccato un rettangolo, ma si sono selezionate anche tutte le polilinee, comunque gli oggetti, che toccano questo rettangolo. Quindi è uno di quei comandi che non è stravolgimento, insomma, del lavoro, però molto utile quando bisogna selezionare molti elementi. Si può selezionare come elemento, diciamo, primario, ecco, qualsiasi tipo di entità dentro nel disegno. Novità anche rispetto ai gruppi. I gruppi erano stati un po' lasciati in secondo piano nelle altre versioni di StarCAD, mentre quest'anno hanno assunto più importanza e gli è anche stato dedicato un gruppo di comandi, cosa che invece non era, insomma, fino alla versione 2021, gruppo che è presente nella scheda inizio tra le proprietà e il gruppo utilità. Quindi ai già presenti comandi che permettono di creare un gruppo oppure di separare un gruppo, è stato aggiunto il comando di modifica gruppo, che permette, selezionando un gruppo, di aggiungere degli oggetti al gruppo oppure di rimuoverli, quindi di estrarli dal gruppo. Con rimuovi, attenzione, si intende che l'oggetto rimane comunque nel disegno, però viene estratto rispetto al gruppo. Adesso ho tirato fuori una linea, quindi il mio gruppo sarà formato da forma iniziale meno quella linea che sono andata a selezionare. Oltre all'estrazione si può anche aggiungere, quindi con l'altra opzione che è attivabile con le freccette della tastiera, oppure ovviamente scrivendo la relativa opzione nella riga dei comandi, ma si va tanto bene di staccato con le freccettine sulla tastiera, perché uso sempre quelle, si può quindi rimuovere un oggetto oppure riaggiungerlo al gruppo. Inoltre, quando si seleziona un gruppo, si selezionano quindi tutte le entità che lo compongono. Se devo modificare un gruppo, bisognava fino all'anno scorso sgruppare il gruppo, modificarlo e poi ricrearlo. Da quest'anno invece c'è anche la possibilità di attivare o disattivare la selezione del gruppo, la famosa selezione gruppo on-off, portandola su off. Quando seleziono le geometrie di un gruppo, non seleziono più il gruppo, ma le singole geometrie. Questo mi permette di spostarle o cancellarle, in parte modificarle anche, vi dirò, non aggiungerle. Non aggiungerle perché ovviamente bisogna utilizzare il comando modifica gruppo e quindi aggiungere le geometrie, oppure per estrarre, comunque il comando che vi ho mostrato prima.
però comunque riesco a fare delle modifiche. Poi consiglio ovviamente di tenere prevalentemente l'opzione attivata, perché altrimenti ci si dimentica che quelle geometrie erano raggruppate in un gruppo e quindi si rischia magari di cominciare ad includerle in un blocco, oppure sì, di fare dei mix tra altri gruppi, per cui comunque in linea di massima si tiene su on l'opzione, e però quando è necessario insomma modificarlo è molto comodo, senza dover quindi sgruppare, rigruppare tutto continuamente. Allora, leggo un attimo una domanda. Francesco, non ho ben capito cosa intendi con le tavole realizzate dal programma, sono leggibili o meglio gestibili anche con la versione di Autodesk 2010? I file, intendi per caso? Ah, ok. Beh, sì, comunque di compatibilità non ci sono mai stati grossi problemi di compatibilità tra GStarCAD e AutoCAD. Per cui sotto quell'aspetto non ho notato dei miglioramenti già da questa versione, magari è uscita anche da pochissimo, per cui magari poi anche usandolo, iniziando il programma, insomma, più nel tempo si sa che eventuali problemi magari escono più tardi, però la compatibilità è sempre stata abbastanza buona. Si leggono tutti quanti gli stili. Sì, assolutamente. Questi qua, e i file generati da GStarCAD sono comunque DVG, quindi sono assolutamente apribili anche con altri software che aprono i DVG, soprattutto con AutoCAD, perché sono proprio software con la stessa base, ecco, per cui vengono letti esattamente così come li apro in GStarCAD, li apro anche in AutoCAD. Se invece parliamo di un altro software che importa DVG, ad esempio SketchUp, lì c'è sempre stato qualche problema di compatibilità, ma non con GStarCAD, proprio con il mondo dei disegni formati da software che realizzano linee, in sostanza, con invece SketchUp, che è un programma che realizza volumi, ma lì la compatibilità a prescindere, quindi non è GStarCAD, ma la stessa cosa insomma succede anche con l'importazione di un file creato in AutoCAD, SketchUp per dire, quindi, ma lì insomma un altro aspetto. Il file generato è comunque un DVG, quindi assolutamente apribile anche con altri software concorrenti. Sempre riguardo i gruppi, nella parte bassa c'è anche la possibilità di attivare o disattivare la casella di delimitazione del gruppo, quindi di non vedere più quel rettangolino grigio attorno al gruppo quando lo si seleziona, però il gruppo rimane sempre un'entità unica, quindi comunque non è sgruppato o non è una selezione on-off. L'ultima novità riguarda poi la gestione dei gruppi, sempre nella parte bassa. Perché qui si riesce a creare dei gruppi. Selezionando delle geometrie, quindi si vanno ad aggiungere a tutto l'elenco dei gruppi nel disegno, assegnandole anche dei nomi, mentre quando si crea un gruppo con il tastino non chiede un nome, e quindi sempre da qui poi si riescono anche a rimuovere, a rinominare, insomma a gestire tutta quanta la parte dei gruppi. Per cui hanno fatto sì delle grosse modifiche rispetto a questa tematica. Leggo sempre una domanda. Valeria mi chiedeva per il programma DOCFA. Io purtroppo non sono esperta di quel software, per cui magari scrivendo in assistenza può rispondere anche un'altra persona che è più dedicata, insomma, a quell'aspetto, perché io purtroppo non lo utilizzo. Altra super novità di quest'anno, comandino anche questo che non ho trovato in altri software CAD, è cambiare il punto base dei blocchi. Allora, tutti sappiamo che cambiare il punto base dei blocchi bisogna sempre stare attentissimi, perché il rischio di spostare tutti i blocchi che si hanno nel disegno è molto alto. Quindi o si sa esattamente i passaggi da eseguire, altrimenti sì, il risultato non è proprio ottimale.
E cambiare il punto base ogni tanto capita, vuoi perché uno se l'ha dimenticato, vuoi perché bisogna spostarlo per altre esigenze. Sì, è un'operazione comunque che si realizza. In questo caso, ad esempio, ho realizzato questo tavolo con le sedie e ho posizionato il punto base su uno spigolo. Quindi da questa versione di GStarCAD, nella scheda Express, hanno aggiunto nel gruppo blocchi cambia base. Con cambia base, selezionando il blocco, posso andare a ridefinire il punto base con un clic. Quindi senza fare passaggi difficili, complicati, dall'editor blocchi, eccetera. Semplicemente avendo selezionato il nuovo punto base e dando invio, insomma, per completare il comando, il punto base viene spostato, ma l'oggetto rimane esattamente dove era stato posizionato. Quindi è un comando veramente molto interessante, fa parte di quelli piccolini, sì, di quei comandi insomma furbi che sono stati aggiunti in questa versione, che permettono di fare magari quelle operazioni in maniera più semplice, ma che sono sempre molto apprezzati da tutti i disegnatori. Vediamo poi altri strumenti. Altro comando veramente molto interessante, anche questo non l'ho ritrovato in nessun altro software CAD. Mi permette il comando LayDrawOrder, che è anche cliccabile nella scheda Express, di modificare l'ordine di visualizzazione dei layer. Attenzione, perché detta così potrebbe sembrarvi che cambio l'ordine con cui i layer mi appaiono nell'elenco. Assolutamente no, non c'entra nulla. E quanto invece riesco a prendere tutte le geometrie di un layer per portarle davanti o dietro rispetto alle altre nel disegno, facendo poca fatica, perché poi il nostro scopo è sempre quello. Come vedete, o comunque in caso, ve lo dico anche a voce, insomma, per accentuare il problema che ho su questo file, l'arredamento l'ho inserito un po' prima, un po' dopo aver fatto i muri, quindi ho in certi punti l'arredamento che mi sta sopra ai muri, quindi se stampo si vede ad esempio la geometria del letto, mentre in altri sta sotto e quindi mi appare il muro e non mi appare l'arredamento. E fino alla scorsa versione c'era comunque, c'è ancora un comando che permette di fare porta davanti e porta dietro abbastanza velocemente, però comunque bisogna impostare diversi filtri, non era un'operazione così tanto immediata. Per la cronaca lo strumento sarebbe stato la selezione rapida. Impostando dei filtri attraverso la finestra si potevano quindi portare davanti tutte le geometrie, o meglio, la selezione rapida permetteva di selezionare e basta. E dopodiché si attivavano i comandi di ordine di visualizzazione, quindi una volta aver selezionato tutte le geometrie di un layer riuscivo a portarle avanti o dietro rispetto alle altre nel disegno. Ecco, adesso da quest'anno invece hanno proprio aggiunto il comandino che permette di fare questa operazione, è sempre nella scheda Express, su modifica. Scusate che leggo un attimo la domanda anche. Allora, riguardo ad altri software, dipende che software mi state citando, perché è una domanda che mi state citando anche altri programmi. Io ovviamente non sono esperta di tutti i CAD che ci sono in commercio, per cui riesco ad aiutarvi fino a un certo punto sotto questo aspetto. Ecco. Quindi cercate anche voi di venirmi incontro. Anche per altre applicazioni. L'anno scorso, per chi interessava la parte di 3D, nella presentazione dell'anno scorso avevamo parlato molto di più di 3D, perché le novità della versione scorsa erano concentrate soprattutto su quell'aspetto, per cui sì, potete comunque magari andarvi a vedere la presentazione dell'anno scorso in cui mostravo più della parte di 3D. Scusate se ogni tanto mi interrompo, però arrivano veramente tantissime domande e non vorrei neanche farne accumulare troppe, se no poi mi perdo sicuramente qualcosa per strada. Quindi stavamo parlando dell'ordine di disegno. Il comando comunque anche da tastiera, si chiama LayDrawOrder,
e permette appunto di aprire una finestra, e attraverso questa finestra si possono portare i layer dalla parte di sinistra a quella di destra. Nella parte di destra poi potrò eseguire le operazioni. Nel mio caso, ad esempio, potrei o portare dietro l'arredo o portare davanti i muri. Quindi scelgo o uno o l'altro in base all'operazione che voglio eseguire. Ovviamente si possono selezionare anche più layer contemporaneamente. Si aggiungono quindi nella parte di destra con il tastino con il più. Dopodiché si sceglie l'operazione da compiere andando a selezionare i tastini in basso. Quindi i muri, ad esempio, li vado a portare davanti. Tempo un secondo, l'operazione è stata realizzata e tutti i muri, quindi tutte le geometrie che appartengono al layer muri del disegno, sono state portate davanti. Quindi questo senza dover selezionare con metodi, tipo la selezione rapida o inventandosi altri sistemi, tutta una grande parte del disegno per poi usare gli strumenti di ordine, di visualizzazione, ma semplicemente impostando questa finestra. Leggo sempre una domanda. Ah sì, Albert, sì, si possono anche cambiare tutti quanti i colori, ovviamente. E, tra l'altro, consiglierei, la domanda riguarda un po' i disegni che magari arrivano da altri clienti oppure da altri professionisti, che a volte sono realizzati con colori non visibili in stampa, ecco, per dirla bene. E, si può comunque associare un CTD anche in bianco e nero rapidamente quando si va in stampa. Quindi anche senza realizzare un CTB, cioè comunque tra quelli impostati di default, diciamo, la possibilità di stampare in scala di grigi, oppure in bianco e nero, o ancora se ne fa uno con impostando semplicemente che un giallo diventi un'altra tonalità. Ecco. Se no a quel punto sì, invece bisogna proprio magari lavorarci sul disegno e sì, non è agevole, ecco, magari causa colori. Se è una cosa da pochi minuti, insomma, si porta anche pazienza. Però capisco se bisogna lavorarci pesantemente, insomma diventa fastidioso, cambiate i colori in caso. Poi anche nei layout, comunque nelle impostazioni della pagina, si può impostare la visualizzazione delle finestre direttamente con gli stili di stampa. Quindi posso già vedere i miei layout con lo stile di stampa che ho creato o che ho scelto tra quelli già presenti di default. Quindi adesso ho messo lo stile 1, spero che sia caricato in questo file. Filca, è rimasto un po' abbastanza. Eccolo qua, perfetto. Avevo cambiato proprio i colori lì, mi è venuto un attimo il dubbio. E quindi nel disegno vedevo, ad esempio, l'arredo verde, poi c'erano i riempimenti grigi, le porte in giallo, se non erro, blu. Cosa avevo messo? Ah, giallo, perché lo vedete un po' spento perché l'ho bloccato il layer per vedere insomma, un passaggio successivo, e per cui già vedo nel layout direttamente la viewport con il CTB, quindi con i colori insomma, che poi userò durante la stampa. Quindi già questa qui dell'ordine di visualizzazione la trovo una cosa veramente molto interessante, sarà che io usavo molto effettivamente questa funzione con la prima selezione rapida, poi ordine, per cui questa novità a me personalmente ha fatto molto molto piacere. Altra novità piccolina, però sempre interessante, è la possibilità di sbloccare tutti i layer contemporaneamente. Come sapete in tutti quanti i CAD si possono sbloccare i layer, facendo i click uno per uno, però, perché non è mai stata presente una funzione sblocca tutto contemporaneamente, c'è sempre stato un blocca, uno sblocca singolo, ma non sblocca tutto. Ecco. Mentre da quest'anno, come vedete, ho qualche layer bloccato appositamente, insomma, per fare questo esempio, ne ho messi due. Da quest'anno invece è presente nella parte bassa un tastino che permette di sbloccare tutti quanti i layer in maniera molto molto rapida. Quindi con un clic ho sbloccato tutti i layer che erano bloccati. Sempre quei comandini piccolini, non sono stravolgimento della progettazione, però fanno sempre comodo. Come vedete infatti i layer che avevo precedentemente bloccati si sono sbloccati tutti.
E questo dico senza dover aprire proprietà layer, perché sappiamo che anche da proprietà layer posso sbloccarli contemporaneamente selezionandoli, però è sempre un passaggio in più, apri la finestra, poi seleziona e diventa lunga, insomma. Invece così è veramente molto, molto più veloce. Altra novità riguarda il layer delle quote. Da quest'anno con il comando dim layer, che purtroppo è soltanto da tastiera, ma io confido che lo metteranno anche come tastino cliccabile, si può impostare in automatico un layer per le quote. Cosa che in parte comunque si poteva fare anche fino all'anno scorso e anche quest'anno con un altro procedimento che comunque vi mostrerò, perché essendo una cosa specifica di Digistacad, magari chi è un po' nuovo per questo software magari non la conosce. Però da quest'anno con il comando dim layer si può scegliere o un layer che avevo creato in precedenza o addirittura crearne uno nuovo seduta stante, layer che verrà utilizzato quando si inserisce una quota. Parliamo soltanto di quote, non di annotazioni in genere. Quindi ora, avendo layer corrente 0, comunque se inserisco una quota nel disegno, questa sarà andata a posizionarsi nel layer che ho scelto. Questo layer era già presente, però, ripeto, si può creare anche nello stesso momento in cui lo si assegna alle quote. Ecco, questo comando qui è una novità, come vi dicevo, c'è soltanto da tastiera, però speriamo lo mettano anche come tastino cliccabile. Però fino comunque, sia quest'anno, fino comunque l'anno scorso, si poteva fare una cosa molto simile con gli auto layer che ci sono in Digistacad nella barra di stato. Questo strumento presente soltanto in Digistacad, a meno che mi risulti, non l'ho visto in nessun altro software. L'auto layer, con tasto destro se vanno nelle impostazioni, mi permette di assegnare un layer di default quando inserisco determinate entità all'interno del disegno. È particolarmente interessante per i testi, per i riempimenti, quindi i tratteggi, sarebbero etch, in inglese la definizione, e le multidirettrici, le quote. Quindi, aprendo la finestra di default, vengono proposti dei layer che sono insomma, già prestabiliti dagli sviluppatori, insomma, di Digistacad. Però, comunque, si può andare a modificare il layer cliccando all'interno della casellina e scrivendo il nome del layer, che invece che dovrà utilizzare, anzi, il software, quando si va ad inserire un determinato elemento. Quindi, comunque, questo rimane valido, assolutamente. Però adesso c'è in aggiunta anche la possibilità di assegnarlo in modo specifico alle quote. Quindi questo qua è anche un po' per venire incontro magari a chi proviene da altri software, in modo da agevolarli nel ricercare dei comandi che usano magari abitualmente su altri programmi, insomma se li ritrovano direttamente anche in Digistacad. Quindi questa qua prima novità per quanto riguarda le quote. In realtà ce ne sono diverse riguardo alle quote. C'è anche rigenera posizione quote. Questo qui però vale nel layout. Nel layout c'è un problema, diciamo, con le quote, in quanto se si sposta la viewport, cioè la finestra, oppure se si entra all'interno della finestra e si sposta il contenuto, le quote messe nel layout rimangono dove le avevo messe, ed è un po' fastidioso ovviamente, anche se poi magari le quote si inseriscono, lo so, prevalentemente nel modello, però insomma capita magari di mettere una quota direttamente nel layout. Ecco, con questo comando si riescono a rigenerare, quindi dim regen, da tastiera anche questo, e si vanno a ricollocare in maniera corretta al disegno, così come le avevamo posizionate. Quindi sempre comandino piccolo, rapido, però sempre utile. Riguardo i layout, nella scheda Express sono stati aggiunti altri due comandi, che sono allinea spazio ed elenca scale. Mi rimango ancora nel layout. Elenca scale finestra, finestra, selezionando una viewport, mostrerà nella riga di comandi la scala che ho utilizzato per stampare, quindi viene semplicemente scritta, dando le proporzioni,
Mentre l'altro comando, che è allinea spazio, ho fatto un esempio nell'altro layout in cui ho messo la stessa piantina, un po' spostata rispetto alla prima, ruotata. Quindi facciamo finta di avere magari il nostro progetto che ha un certo orientamento. E però, ecco, per stampare magari non è proprio bellissimo vedere tutto quanto il nostro disegno ruotato, per cui sarebbe meglio vederlo in orizzontale. Si può ruotare la finestra? Assolutamente sì. Poi magari però viene un po' scomodo il retaglio, perché se in questo caso la finestra è rettangolare, quando comincio ad inclinarla nel layout magari un pezzettino mi esce in alto, non me ne rendo neanche conto. Cioè il centrare la finestra sul disegno diventa un pochino macchinoso e antipatico. Con la linea spazio invece andiamo a eseguire praticamente il comando allinea, che penso che saprete un po' tutti come funziona, cioè si danno dei punti attuali, dei punti di destinazione. Andiamo quindi ad allineare il modello al layout. Nel mio caso un oggetto finestra qui che ho già creato. E ovviamente poi un invio per salvare insomma la rotazione. È come un po' ruotare l'UCS. Direi, cioè ruotare ruota la visualizzazione, cioè l'UCS rimane fermo, è proprio la vista che si va a ruotare. Infatti, se potete notare, ho anche il puntatore che è ruotato. E questo quindi mi permette di gestire in maniera più semplice l'ingombro delle finestre che ho all'interno dei layout, oltre ovviamente al fatto di allinearmi tutto quanto il progetto alla tavola. Fino adesso vi sono piaciute le novità? Soprattutto il fatto dell'ordine layer, sono l'unica che è un po' pesata per questa funzione. Sarà che io veramente li uso tantissimo, perché disegno spesso, magari prima un oggetto, poi salto un altro argomento e disegno più tardi un'altra parte, per cui mi capita spesso di avere l'ordine di visualizzazione tutto quanto sbagliato. E quindi tra quello e la qualità di stampa, diciamo, sono state le mie novità preferite. Proseguiamo intanto con le ultime che ho radunato in una slide unica, perché non c'era molto da parlare, diciamo, ecco, come negli altri casi, per cui ho messo tutte quante queste novità in una slide, tutte quante insieme. Alcune sono dell'ultima versione rilasciata della 2021, però essendo veramente interessanti come funzioni, e alcune le aspettavamo anche da tempo, per cui ho detto è meglio parlarne in modo che tutti siano informati sugli ultimi sviluppi che ci sono stati. Allora, novità di quest'anno riguarda il contrassegnacentro. Il contrassegnacentro c'era già nelle altre versioni, nella scheda annotazione sulle quote, mi permette di mettere i due assi per contrassegnarmi i centri dei cerchi. Ecco, da quest'anno funziona anche per i poligoni. Ricordatevi di attivare però l'opzione poligono prima di andarlo a selezionare, altrimenti non funziona. Quindi vado a selezionare un poligono e mi mette i due assi centrali. Leggo sempre qualche domanda, qualche considerazione, quindi il software è veramente molto interessante di StarCAD, perché almeno a me piace per questo motivo. Ci sono tante funzioni in più. Magari manca un'opzione particolare che magari non tutti neanche utilizzano, che magari chi proviene da AutoCAD sa che esiste, ecco. Magari una funzione può mancare, ma in compenso ci sono tantissime funzioni in più. Ora non mi sono dilungata su quelle che già conosciamo insomma da anni, però partendo anche dalla possibilità di incrociare delle linee perfettamente senza dover necessariamente usare un raccordo a raggio zero. A tante funzioni piccoline anche, però, che ti facilitano tanto il lavoro, ecco, mi sembra è di fatto insomma un software molto valido, proprio perché da molte alternative. Non ho neanche nominato la questione degli OSNAP, però siccome so che c'è qualcuno nuovo in questa presentazione, in StarCAD ci sono due OSNAP aggiuntivi rispetto agli altri CAD, che sono distanza da punto finale e dividi. Fantastico. Cioè, quando devo suddividere, parlo virtualmente sempre.
un segmento in più parti senza utilizzare il comando dividi che mi mette dei punti, dopo bisogna ricordarsi di cancellarli. Poi neanche si vedono perché sono coincidenti con la linea, quindi per vederli bisogna cambiare stile. Insomma, sono un sacco di passaggi per sapere dov'è un terzo di una linea. E con GStaccato c'è l'OSNAP, che è facilmente impostabile, quindi se mi servono 5 di segmenti, scrivere 5, o anche distanza da punto finale, mi segnala con un altro OSNAP una distanza rispetto al punto finale di una linea. E sono sempre cosine, piccoline in più, ma che sono utilissime poi in realtà quando si lavora. Quindi questo qua sono i motivi per cui mi piace questo software. Quindi, riparlando del contrassegnacentro, funziona anche per i poligoni da quest'anno. Poi andiamo avanti sempre con piccole novità. Questione stira gruppo quote e anche riassocia, che erano già presenti nell'ultima release, e quindi anche in altre versioni di GStaccad, però quest'anno, con la 2022, insomma, sono stati migliorati entrambi. Sono stati migliorati perché ogni tanto, quando si faceva stira gruppo quote, che per la cronaca basta selezionare una quota, tenere fermo il puntatore su uno dei grip, delle freccette, e c'è il comando proprio stira gruppo quote, che mi permette di spostare l'allineamento di tutta una serie di quote rapidamente. Ecco, questo comando qua a volte spostava un po' i testi, soprattutto delle quote messe con le lineette delle direttrici, tipo questo 30 che è messo all'esterno con una lineetta. Ecco, nelle scorse versioni a volte rimaneva dov'era, quindi bisognava riposizionarlo. Quindi sia questo comando che riassocia, che è nel gruppo quota della scheda annotazione, questo permette di riassociare le quote dissociate dal disegno, per cui non si modificano quando modificate il disegno, ma rimangono come erano posizionate insomma, inizialmente. Anche questo ogni tanto andava a spostare i testi, c'era qualche anomalia ogni tanto, visto, mentre in questa versione è stato stabilizzato il tutto, ma soprattutto i testi si riposizionano correttamente. Quindi questi miglioramenti, non proprio novità della versione. Taglia. Ecco, taglia adesso funziona, questo è stato introdotto nell'ultima release, non nel 2022, però taglia adesso funziona anche per geometrie molto piccole. Io purtroppo non ho più una versione con una release precedente, quindi potrete provare voi stessi se avete magari una versione iniziale della 2021 oppure degli anni precedenti, però il comando taglia, proprio quello della scheda inizio, gruppo cambia, nel menu dove c'è anche estendi, questo comando qui, e non funzionava correttamente, cioè non funzionava proprio, anzi, quando si andavano a tagliare delle geometrie che erano piccolissime, cioè parlo proprio di elementi minuscoli, minuscoli, minuscoli. Ecco, se ad esempio provassi con una versione vecchia a tagliare un cerchiettino così, o anche più piccolo, con il comando non funzionava, perché probabilmente insomma troppo piccolo, mentre con le ultime due versioni, quindi 2022 e l'ultima della 2021, si riesce a tagliare senza problemi. Sempre riguardo a miglioramenti non introdotti con la 2022, ma rispetto ad altre versioni, il comando scala, quando si attivava, ogni tanto mi faceva diventare l'oggetto enorme. Un click diventava subito gigantesco, quindi non riuscivo più a capirmi. Ecco, questo qua è stato migliorato, insomma, hanno risolto quel problema di visualizzazione, che poi il comando funzionava perfettamente, solo che disorientava un po' l'utente, perché si vede che l'oggetto diventava gigantesco, quindi non si capiva bene dove fare i click. Ecco, questo qui è stato risolto, per cui non noterete più, insomma, se avete per caso una versione vecchia, con le ultime due non vedete più insomma quel problema di visualizzazione durante il comando scala. Sempre della versione passata, ma ultima release, hanno introdotto la possibilità di eseguire il comando offset per le ellissi, mentre prima non lo faceva. Quindi si possono fare offset delle ellissi. Tornando all'elenco che ho stilato nella slide, Layer Fin. Ecco, Layer Fin è uno di quei comandi che bisogna conoscere. Era già stato introdotto con una versione, ma non funzionava correttamente. Adesso funziona benissimo. Che cos'è Layer Fin, intanto? Parliamo di layer
e layer congelati nelle viewport. Quando si crea un nuovo layer, si può scegliere se congelare il layer nella nuova finestra. Questo immagino lo sappiamo tutti quanti, non c'è nulla di nuovo insomma in questo strumento. Per cui quando vado a creare una nuova viewport in un layout, troverò al suo interno il layer congelato. Benissimo. Ho però un problema. Quando creo un layer, è visibile in tutte le viewport che ho già messo. E magari non mi interessa. Ecco. In quel caso si utilizza il comando layer fin. Con layer fin si può creare un nuovo layer, metto ad esempio esterno, che mi manca nel mio elenco dei layer, nuovo layer che sarà quindi congelato sia nelle nuove finestre, ma soprattutto in quelle già create. Ora provo a entrare in questa finestra, esterno, è già congelato in finestra. È la rivoluzione, è fantastico questo strumento qui. Quindi per congelare i layer nelle finestre che avete già messo, il layer si crea direttamente con il comando. Non so se l'avete visto bene, però magari ve lo ripeto un attimino perché è uno di quei comandi furbi, insomma, da conoscere, magari non tutti sanno che esiste. Comando da tastiera, layer fin, dopodiché si dà nuovo congelato, sempre con le freccette oppure dalla riga di comandi, ovviamente. E quindi si digita il nome del layer che volete creare. Semplicemente poi un invio, un ask, insomma, per terminare. E quindi nell'elenco dei vostri layer vi sarà comparso questo nuovo layer che sarà quindi congelato nelle finestre sia nuove che vecchie. Anche quelle nuove, perché è proprio già congelato con congelamento nella nuova vista. Eccolo qui. Ovviamente poi potete cambiare le caratteristiche andando in proprietà layer, potete cambiare il colore, spessore, pollice, solite cose, quelle rimangono sempre valide. Quindi questo comando qua adesso è assolutamente stabile, già nella versione ultima 2021, però appunto non avendone mai parlato nelle altre dirette l'ho tirato in ballo, insomma, perché è molto molto interessante. Ultima novità che ho inserito nella slide riguarda i transmit, sempre dalla versione ultima 2021, questa qui, però sempre il solito discorso, non avendone mai parlato, insomma ve ne parlo oggi. Quando si creava un archivio, il transmit serve per salvare il progetto, anzi già lo salvo, comunque me lo chiede quando si va a creare, serve per creare una cartella zippata con il file del progetto, ma soprattutto è utile perché all'interno di questa cartella zippata inserisce anche tutti i riferimenti. Per cui se ho anche 50 immagini o altri file collegati, comunque viene creato un archivio con tutto dentro. Quindi non bisogna più andare a mano a cercare tutti i riferimenti per metterli nella finestra, perché altrimenti saltano ovviamente se non si includono nella stessa finestra o nella stessa cartella, ecco. O comunque se si sposta il file, ovviamente i collegamenti saltano, per questo è importante utilizzare la funzione transmit. Ecco, la funzione transmit è rimasta identica rispetto agli altri anni, semplicemente quando si va a salvare chiede dove salvare i file. Ecco, questa qua sarebbe la novità, perché invece fino a qualche versione fa salvava direttamente nella cartella in cui avevo il file senza possibilità di scelta. Piccolo miglioramento, d'accordo, siamo sempre su quell'ordine lì, però fa sempre comodo perché se no ogni volta bisognava andare a selezionare la cartella zippata dal file, la cartella dove avevo i progetti, insomma era abbastanza scomoda come operazione, invece adesso chiede direttamente dove salvare in caso di insomma solito menu e si va a selezionare la destinazione all'interno del computer. Queste qui sono quindi tutte le novità e i miglioramenti che sono stati fatti con queste ultime versioni. Ovviamente ho un po' riassunto il tutto, trovate anche nel canale YouTube di Tecnobit un video esplicativo per ogni funzione, sia di quelle di quest'anno sia quelle dell'anno scorso. C'è anche già un video riepilogativo delle novità di quest'anno. Per chi invece è un po' nuovo nel mondo di DigitalCAD, vi ricordo sempre che nel canale YouTube di Tecnobit
trovate tutti i video che riguardano l'utilizzo di GStarCAD, sia funzioni specifiche che ci sono soltanto in GStarCAD, sia l'utilizzo generale anche del software. Quindi comunque trovate molte informazioni anche nel canale YouTube. Avete qualche altra domanda? Scrivetemi pure. Magari vi tengo altri due minutini, così se qualcuno ha qualche curiosità da chiedere, rispondo immediatamente. Mi sono piaciute veramente tanto le novità di quest'anno. Ci sono dei comandi che mi hanno un po' svoltato. Ecco. Non ho neanche tirato in ballo il 3D oggi, perché nella versione di quest'anno non sono stati fatti miglioramenti, ma d'altra parte nella versione passata riguardava quasi tutto quanto il 3D, quindi ci voleva insomma un po' di novità per quanto riguarda anche il 2D. Allora, riguardo a YouTube, tutto quanto in italiano, la documentazione, le novità che trovate sempre sul sito di Tecnobit, sono tutte in italiano, tutte tradotte in italiano, anche tutti quanti i video che trovate sia sul canale sia sul sito di Tecnobit, quindi di GStarCAD Italia, di GStarCAD.it, sono tutte quante assolutamente in italiano tradotte. Quindi trovate tutte quante documentazioni tradotte nel sito, insomma, quello italiano. Una domanda che riguarda invece se il software, come prima esperienza, è intuitivo. Ma direi di sì. Poi si sa che i software CAD hanno mille comandi, ecco, quindi la mettono sempre un po' ansia, me ne rendo conto, ma sono fatti così. Ci sono sempre tantissime funzioni. In questo non vuol dire che bisogna o conoscerle tutte fin da subito, o anche usarle tutte. È intuitivo, sì, il disegno non è complicato nei software. Poi ovviamente se si vogliono fare funzioni in più, magari che permettono di risparmiare del tempo, eccetera, bisogna conoscere sempre più comandi, però già come primo inizio, così, usando gli strumenti di disegno, gruppo cambia, quindi scheda inizio, si riescono comunque a realizzare già i disegni. Ovviamente arricchendoli con la questione dei layer, i blocchi, si arricchisce sempre di più il disegno, però ora non è proprio necessario conoscere proprio tutto al 100% per riuscire a fare dei bei disegni, insomma. Poi meglio, più si conosce meglio, più del tempo si risparmia magari, però non è insomma necessario. Una lista di comandi in realtà ci sarebbe all'interno del software, cioè non è proprio prevista. Un elenco dei comandi non è che ci sia. C'è in realtà, andando nelle opzioni dell'interfaccia, però è da impazzire, io vi avverto, dico perché mi è stato chiesto assolutamente, mi è stata chiesta appunto nella lista dei comandi. Sì, c'è, andando nelle opzioni di personalizzazione, scorrendo nella parte bassa, ci sono tutti quanti i comandi, ma... è come mettersi a leggere l'elenco del telefono, praticamente, per impazzire a vederli qui, e mette anche, sì, può spaventare un pochino l'utente, quindi io in realtà non consiglio di andare a vedere tutto l'elenco, perché uno si rende conto di quante cose non conosce, quindi facciamo finta di niente. No, secondo me è meglio guardare direttamente, partendo dalla scheda inizio, che è quella fondamentale da usare, e poi ci sono anche dei rimandi ad altre schede, nella scheda inizio, quindi è quella un pochino più completa, perché oltre ad esserci dei comandi specifici, tipo quelli di disegno, di modifica, io inizierei, se è un primo approccio a un software CAD, di cominciare proprio da questi due gruppi, quindi per disegnare, per modificare, oltre ai pulsanti, sempre come primo inizio, che ci sono nella barra di stato, perché aiutano a disegnare in maniera precisa, e poi si può cominciare a aggiungere appunto la questione dei layer, quindi per gestire sia i colori, ma anche la visualizzazione e la stampa dell'entità, le annotazioni per mettere le quote, i blocchi, e poi se si vogliono comandi ancora più specifici per questi gruppi appena citati, c'è anche la propria scheda, quindi annotazione, oppure inserisci per inserire altri elementi, però sì, io inizierei così, pian pianino, perché dopo c'è sempre tempo. Se no mi spaventate, se cominciate subito
a cercare di usare magari comandi molto avanzati, è meglio cominciare un pochino con calma, disegnando intanto geometrie semplici, modificandole, capendo bene come funziona e poi arricchendo i disegni. Allora, un'altra considerazione che riguarda, diciamo, l'interfaccia, comunque come sono messi i comandi. Sì, assolutamente, sì. C'è la barra multifunzione ormai da parecchi anni, G-StarCAD. La barra multifunzione ormai la stanno adottando tutti quanti i software, anche Office, per dire. È molto più facile l'utilizzo. Molto più facile perché vedete direttamente i comandi fissi, non nelle barrette piccole, in cui non ci stava neanche il nome nel comando. Barrette che comunque si possono ancora attivare per chi è più nostalgico delle barre degli strumenti. Da aspetto, ci sono comunque le barre degli strumenti e si possono attivare. Si può utilizzare una visualizzazione o, diciamo, nuova, con la barra di funzione pura, o mista, inserendo queste barre degli strumenti, che ovviamente sono anche spostabili, insomma, si possono riposizionare all'interno dell'interfaccia. Però tra gli ambienti di lavoro c'è anche quello classico, con quello di staccare, insomma, con le barre di strumenti. Io comunque vi consiglio di usare la versione, diciamo, nuova, con la barra multifunzione, anche perché alcuni comandi vi attivano in automatico la scheda contestuale, se magari ci sono altre opzioni da aggiungere durante, insomma, l'esecuzione del comando, vi apre direttamente in automatico la scheda contestuale e viene più facile. Altrimenti bisogna un po' ricordarsi come attivarla, magari non si trova, più non si vedono neanche i nomi scritti, per cui viene anche più difficile trovare i comandi. Io so che il passaggio è sempre difficile, perché anch'io l'ho fatto molti anni fa ed è stato difficile l'inizio, il passaggio dalle barre degli strumenti alla barra multifunzione, però insomma tempo, un mese e basta, insomma, nulla si molla più. Ci sono ancora alcune finestre che comunque si aprono, diciamo, in maniera più classica, ecco, quello sì, tipo i tratteggi. Non c'è la barra, nella barra multifunzione, la scheda contestuale, ma c'è nella finestra. Però, ok, insomma, sono più casi, ormai stanno diventando più isolati che presenti dentro gli StarCAD. Va bene. Ultimi 2 minuti, vediamo se c'è qualche altra considerazione, qualche altra domanda, se no, insomma, per oggi abbiamo visto tutto. Ricordatevi di vedere i video, anche quelli delle altre funzioni classiche, insomma, novità di StarCAD in generale. In questa presentazione appunto non ho approfondito, ma hanno sempre, insomma, comodo da sapere. D'accordo, allora vedo che non ci sono più domande, per cui vi ringrazio tutti, vi saluto e niente, ci vediamo al prossimo video. Buona serata!